Voglio già ringraziare l'invito di questo momento che di una cultura che noi, in tanto anche dei musicisti, siamo dei mediatori. E sapete che la musica è la seconda lingua di ogni popolo. Il mondo ha bisogno di conoscersi meglio. Come io le dico sempre, che il razzismo non esiste, solo che non ci conosciamo bene. E avere una macchina con l'arte, la cultura in generale, che possono aiutare le gente a avvicinarsi e conoscersi meglio per un mondo di domani, meglio che quello che stiamo vivendo adesso in generale. Tu sei un personaggio della musica, di questa seconda lingua che si parla nel mondo. Tra l'altro abbiamo visto la tua partecipazione anche con tanti artisti, però insomma ricordiamo l'ultima insieme a Massimo Ranieri. Sì, Massimo è un icon, diciamo, della musica italiana, ma anche un fratello. E con Ranieri era veramente un'esperienza eccezionale, mi ha fatto crescere, mi ha fatto una cosa che io non mi vergogno di dire, che dobbiamo imparare quello che è buono sia gli altri. Al Teatro del Loto a Ferrazzano la tua è una presenza sicuramente molto significativa. La prima volta che sono arrivato qui sono stato con Ranieri al Compis Domos, che è un evento Corpus Domini, e è stato impressionante per me, perché avevo visto una marea di senegalesi e africani dentro la città. Mi diceva, che è successo su questa città? Come mai tutti i senegalesi su questa città? Di là è nato l'amore che io ho per questa città. Le dicevo in Senegal che se voi vedete che uno di noi può arrivare a fare un palazzo o costruire una casa di più, è grazie a una città che si chiama Campo Basso. Per questo evento è molto capitale per me, è molto simbolica per me, è tutto di me. C'è una cosa di riconoscimento da dare a Campobasso quelle che loro hanno fatto per tanti anni a dei migliaia di fratelli africani, in particolare le senegalesi.